Ragazzi, è arrivato il momento. È arrivato il momento di Callisto Protocol. Un titolo che aspettavo da un bel po' e non vedo l'ora di giocarlo. Questa è la psiche del Day One, quindi andremo a fare un'analisi approfondita, approfondiremo il più possibile il titolo e ci sarà il voto finale, come ogni titolo che fa parte di questa playlist. Callisto Protocol, da quando è stato presentato, mi ha subito catturato anche per la presenza di Glenn Schofield, che è il co-creatore di Dead Space quando si trovava in Visceral Games. Il gioco è sviluppato da Striking Distance Studios e pubblicato da Krafton. Senza che ci perdiamo in chiacchiere, ragazzi, direi di iniziare il nostro viaggio. Via. Ah, bene! Faccio un piccolo taglio. Oh, ragazzi, finalmente ha finito il download. Siamo pronti per cominciare. Preparatemi la bara perché, insomma, diciamo che le mie mutande si sporcheranno parecchio durante questa bellissima avventura. Lo faccio solo per voi, ma non è vero, perché adoro follemente il mondo videoludico. Quindi è il momento di iniziare. Andiamo. Inizia ufficialmente Callisto Protocol. E inizia così. Ah, bene. Si sentivano delle sirene in sottofondo, come se ci fosse un allarme. Un attacco, un qualcosa. Comunque qua è successa una strage, eh. E anche il design artistico non mi dispiace per niente, per ora. Sembra un po' cyberpunk. Poi con questa regia, con la telecamera dietro alle spalle, molto... Siamo partiti molto bene. Lei sembra osservata, sembra una ricercata, un... Vabbè, ho speculato. Oddio mio! Cominciamo bene. Immagini scioccanti d'Europa. Uno sfrontato attacco del gruppo terrorista di Estrema, guidato dalla famigerata Dani Nakamura. Ne ho abbastanza. Abbiamo del lavoro da fare. Controllo hangar di Callisto a Caronte UJC. Avete superato il perimetro di sicurezza. Ricevuto controllo hangar. Restiamo in rotta per la stazione Europa. Vuoi dire qualcosa o farai scattare quell'affare tutto il santo giorno? Stavo guardando quello. È la nostra ultima corsa, Max. Non ne parliamo più. Allora cosa vuoi che dica? Grazie, magari. Dato che dopo questo non dovremo più lavorare un solo giorno in vita nostra. Vedo che hai già pensato a tutto. Direi di sì. E dai, su, che storia è? Eh? Avanti e indietro, Callisto e Europa. E tutti i controlli di sicurezza? È una luna prigione, Max. La prendono sul serio, la sicurezza. E gli attacchi? Eh? Come me li spieghi quelli? Di via estrema. Sono 6 mesi che colpiscono obiettivi in tutto il settore. Si è accesa una spia gialla nella stiva. Non sarà niente. Comunque è meglio controllare. Non dovresti preoccuparti così tanto. Vivrai ancora un bel po'. Mamma mia, questa transizione. Di bordo, sono in errore. Dagli un'occhiata. Vado. Questa transizione dalla cinematica al gameplay puro è come se non ci fosse stata. E in realtà, infatti, non c'è stata. È clamoroso. Anche la mole poligonale dei loro volti. Qualcosa... Oh, ragazzi, penso siano i volti meglio riusciti, eh. Cioè, delle espressioni facciali incredibili. E ricordo, anzi, ve lo dico per la prima volta, che questo titolo è sviluppato su Unreal Engine 4, non 5. Clamoroso. Il lavoro di Jacob, questo sembra... Cos'è? È un documento? Registrazione automatica. Jacob Lee, lavoro di Jacob.
Ok. Invece premendo le frecce... Niente. Ah, invece sì. Arsenale e dati BIOS. Ah, questo... bene ragazzi, abbiamo le registrazioni per approfondire quella che è la lore o comunque la narrativa principale del gioco. La stiva, Jacob. Dai, va a controllarla. Ora vado a controllarla, prima vediamo chi è Jacob Lee. Diario e personale. Siamo ormeggiati nell'hangar di Callisto, confinati nei nostri alloggi durante il carico. Max mi sta addosso per queste consegne da Europa. Abbiamo già fatto lavori simili, non so perché ora ci tiene tanto. È un incarico come un altro. C'è da tenere la testa bassa e la bocca chiusa. Ok, quindi si occupano di questi... trasporti e probabilmente hanno nell'hangar un lavoro che potrebbe svoltargli la vita, a quanto pare. Quindi andiamo a dare una controllata perché c'è qualcosa che è andato storto, evidentemente. Anche la gestione degli interni delle luci è... Madonna. Gli shader, le texture sono... Un po' pazzesche. Anche una bella occlusione ambientale. Spero che ne valga la pena. Darò un'occhiata al resto della nave. Equipaggiamento di atterraggio. Prima stavano parlando di una luna prigione, ragazzi. Addirittura una prigione grossa quanto una luna. Incredibile, guardate che bello anche questo corridoio. Ragazzuoli miei. Ci saranno tanti jumpscare. Controllo l'altro lato. Ah, io non ce la farò. Non ce la farò. Ovviamente questa fase è da tutorial, eh? Funziona. Funge da questo. Permessa? Voglio fare una cosa. Al volo. Audio. Effetti sonori 100. Volume musica 100. Ok. C'è un problema. Che succede? Siamo stati abbordati. Bene. Chi è Estrema? Immagino di sì. Ok, va bene, ricorda quelle chiazze. E sta attento, potrebbero essere ovunque. Pessimo, ragazzi. C'è qualcuno che ci ha abbordati, quindi vuole rubarci il carico, probabilmente. Wow. Sono belli armati. Ok. Comincia subito così. Campo bloccante è ancora attivo. Non per molto. Che bella regia, ragazzi, comunque, eh. Come faccio a saperlo? Poi con questi giochi si può fare... anche roleplay. Oh. Scatta, scatta. Vai, Jacob. Torniamo da Max. Fermatelo. Ah, ma è lei. Quello che devo. Mi dispiace. Oh, no. Bello. Ovviamente scriptatissimo, per carità. Però scenicamente c'ha il suo perché. Sì,
Dai, Jacob, dai! Un ultimo sforzo! Niente male come inizio. È andata. Te l'avevo detto. Non preoccuparti. Mi sa che Max ha fatto una brutta fine, Jacob, non te vorrei dire. No, insomma. Mi sa che. Calla. Perché? Perché non mi hai ascoltato? Sono coraggio. E non siamo soli. Modelli, regà, sono fuori di testa, eh. Rilevato il segno di vita. Continuare ricerca. Sicurezza di Black Iron. Sei il pilota? Sì. E lui? Morto. Ce ne basterà. Ok, usciamo da qui. Vedo che avevate prelevato un carico dall'hangar. Non si vedono tanti esterni da queste parti. Faccio il mio lavoro. Me ne rendo conto. Regolatori termici abilitati. È la prima nave che perdo. Ci ha portati. Non potevi andare! E lei ci ha fatto... Calma. Tu fai il tuo lavoro e io faccio il mio. Signora? Sì, signora. Come vuole lei. Prendi anche lui. Ehi, cosa credi di farlo? Ehi, io non ho fatto niente! Ok, siamo a Black Iron. Bella intro. Epidemia. Quindi è sviluppato a episodi. Eccolo qui, Glenn Schofield, ragazzi, director e co-creatore di Dead Space. Le vibes sono quelle. Ok. I detenuti devono parlare solo se interpretano. Aspetta, c'è stato un errore. Mi chiamo Jacob D, non sono sei un detenuto. Detenuto 532-521. E ti rivolgi a me come capitano Ferris? No. Sono un pilota mercantile. Sono stato attaccato da via estrema. Da lei! Ha fatto schiantare la mia nave e ha ucciso il tuo pilota. Ordini del diritto. Oh, arbitro del diavolo. Scelta. Ogni scelta della vostra vita vi ha condotti qui. A questo momento, a questo posto, l'unico al quale apparteniate, per trovare ciò che non avete mai avuto, uno scopo per le vostre inutili vite.
Sono il direttore Cole. E insieme troveremo quello scopo. Benvenuti alla prigione di Black Isle. Adoro quest'ultima parte. Fine della corsa, alza. Detenuto. Ho dato un ordine. Non è giusto, io non c'entro niente! Ragazzi, lo so, c'è un problema audio col messaggio audio italiano. Dovrebbe durare solo in questa parte, eh? Impiantiamo un dispositivo core. Ma dottoressa, non è nel sistema. Non sappiamo Parate se ce la fa. Quel dispositivo! No, no! Cazzo, ferma, dottoressa! Ferma! Tengo dentro le mie responsabilità. Mamma mia! Non sappiamo a cosa serve, forse per i parametri vitali, ma non possiamo saperlo ancora. E non sappiamo neanche perché il direttore ci ha ingabbiati. Esplora la cella. Ragazzi, poi fatemi sapere nei commenti se preferite mettere i dialoghi in inglese, perché lì non dovrebbero esserci problemi. Adesso vediamo come va questo episodio e poi, insomma, fatemi sapere. Questa è la nostra cella. Nuovo detenuto, 532. 521. Qui c'è qualcosa. Che abbiamo visto anche all'inizio del gioco. Ma che son matti. Personale di sicurezza a rapporto nel blocco principale. Non è un'esercitazione. E noi? Mantenete la calma. Non c'è niente da temere. Cosa diavolo? What? Ok, ci siamo risvegliati da qualcosa. Da sopra sto cercando di capire cosa sta succedendo. È come se fossimo stati attaccati, ragazzi. Le celle sono tutte aperte. Visivamente, graficamente è fuori dalle grazie del Signore.
sala d'accesso. Non possiamo aprirla. Guardate anche i particellari e come sia comunque tutta in movimento questa fase di gameplay. Lì ci sono dei detenuti che sembrano impazziti. Corriamo un po'. Ok, dobbiamo scendere. Guarda quelli, come si ammazzano! Metà della vita qui dentro. Conosco questo posto e ho un piano per uscire. Io aiuto te, tu aiuti me. Entrare nella sala di controllo oltre qui. Da là potrai aprire la mia cella. Mi chiamo Elias comunque. Jacob. Non perderlo, Jacob. Può salvarti la vita. Ok. Sbrigati, eh? Peccato per questi problemi audio, ragazzi. Speriamo che vengano risolti il prima possibile. Ok. Aiutiamo Elias. Voglio capire quanto sia importante in questo titolo la componente sopravvivenza e quindi... Oh, attento. La ricerca delle risorse, dei consumabili, eccetera, eccetera. Ci siamo. Pronto, permesso? Vengo in amicizia. Oh, fighissimo. Cattiveria proprio. Oh. Ah, è gameplay? Voglio provare a evitare, ecco, infatti. Pazzesco. Beh. A parte che abbiamo la nostra prima arma. Ma... Le animazioni, ragazzi. Fateci caso. Ok. Andiamo da Elias. Attacchi di mischia in schivata. Sì, sì, l'abbiamo appena fatti, quindi molto fighi. Comunque, molto bella questa meccanica di combattimento corpo a corpo, eh. Mi piace come l'hanno strutturata con le schivate e anche la possibilità di fare attacchi in mischia con queste animazioni super fluide, veramente tanta roba. Sta succedendo il panico. Andiamo da Elias. Arrivo. Chi è che spara?
di là ho visto qualcosa. Mi ha attaccato e non sembrava umano. E che stai guardando? So cosa ho visto. Non posso farti uscire di te, ma ora abbiamo una chance. Qualunque cosa hai visto è un motivo di superfilaccia. Vedi la torre di guardia? Incontriamoci là, ti spiego il piano. Come? L'ascensore è di là, sali al piano superiore. Ti faccio vivo lì. Ok. E troviamo l'ascensore. Oh. Fermi, fermi, fermi tutti, qua. Sento dei rumori che non mi piacciono. Guardatelo, eccolo lì. Ma ce l'ho anche a sinistra? Brividi, ragazzi. Oh, liscio. Devo prenderci la mano, ovviamente. Sto per morire, eh? Giusto un graffietto. E non avevo torto, ragazzi. Quando sconfiggi un nemico, premi il tasto triangolo per calpestare il cadavere e perquisirlo. Raccogli tutti gli oggetti ottenuti. Quindi c'è una meccanica di sopravvivenza. Gel salute. E vi stavo dicendo, avevo ragione sul fatto dei parametri vitali. Quell'aggeggio dietro al collo serve esattamente per farci capire come siamo messi. Di salute, ovviamente. Questa è bloccata. Potremmo andare anche qui? No. Area di detenzione. C'è qualcuno dentro che sta urlando. Jacob, mi senti? Sì. Ho abilitato le comunicazioni a doppio senso nel tuo cuore. Segui da un po', fare qualche tocchino. Vedo che hai raggiunto il montacarichi. Scendi e trova l'ascensore sull'altro piano. Ok. Ragazzi, l'atmosfera è esattamente quello che c'è da aspettarsi. E vi assicuro che io ho la luminosità giusta per il gioco. E che qui si vede veramente poco. Ma voi sicuramente qualcosina in più, in tutto questo buio, dovreste vederla. Mi chiedo se si può fare dello stealth. Ma immagino di sì. Per ora è esattamente quello che mi aspettavo, ragazzi. Un gioco molto improntato. Oh, stai buono tu, eh. Oh, no, dall'altra parte dovevo schivare. Bravo. Perfetto, però ho preso un'altra volta una pizza incredibile. Buoni di Callisto, poi vedremo a cosa servono. Non siamo messi bene, eh? Questo ricorda molto Resident Evil. Questo si può aprire? Ah, iniettore di salute. Non sappiamo come usarlo, ma ce lo dicono adesso. Premi il tasto giù per usare rapidamente un iniettore di salute. La tua salute viene ripristinata, ma stai in guardia. Durante l'iniezione sei facilmente attaccabile. Ok. Vediamo quanto dura. Non so se dura così tanto perché è la prima volta che la utilizziamo, ma vedremo. Ragazzi, ma cos'è successo? Aspettate, aspettate. Mi si è attivata la modalità prestazioni all'improvviso. Il gioco adesso si è abbassato graficamente e va a 60 fps all'improvviso.
Non capisco il perché, ma andiamo avanti. Purtroppo il gioco è uscito oggi, quindi ci sono ancora dei piccoli problemini. Non fa niente. Ecco l'ascensore. E adesso è ritornato tutto normale, ragazzi. Ok, si è risolto, si è risolto. Qualcosa non va con l'ascensore, sto andando in giù, non in su. Dannazione, dovrei proseguire in solitaria. Puoi ancora raggiungere la torre di guardia. Ho sbagliato la strada. Ma solo attenzione, ci tengono i veri matti da sotto. Attraversa la cella di isolamento. Wow. Vedete quanto è cinematografico, quanto è scriptato, ma comunque ragazzi è scriptato benissimo. Cioè a volte non deve essere necessariamente un qualcosa di negativo, è quello che voglio far capire. Anche i quick time event, per quanto siano veramente stancanti, perché li abbiamo visti e rivisti. Per questo tipo di giochi non sono il male assoluto, ecco. C'è qualcosa che chiama il nostro nome. Vi rendete conto della potenza di un'ambientazione? Oddio! Oh, Cristo santo! Ragazzi, l'audio 3D, ho sentito il nome sussurrato al mio orecchio destro, vicinissimo. Me lo sono sentito dietro le spalle. Incredibile. La potenza, ragazzi, dei videogiochi. E ripeto, il design artistico è riuscito. Ve lo posso già dire da adesso, dopo neanche un'ora di gioco. Grande Glenn Schofield, signori. Si è costruito un team da zero. E ha fatto come primo titolo questa roba qui. Mamma mia. Queste non si aprono, vero? No. Forse qua possiamo passare, però. Ah. Ok. Questo si può spaccare, forse? Sì. Altro buono di Callisto. Ovviamente, ragazzi, fa parte del nostro approfondimento narrativo l'esplorare il più possibile. Andare a cercare ogni documento, qualsiasi cosa che possa approfondire la nostra conoscenza della lore o semplicemente di backstory. Giù. Che meraviglia. Era qui. Ok. Buoni di Callisto. Poi non c'è nient'altro. Mi sa che abbiamo qualcosa dietro di noi. Con
comunque qua, nelle vicinanze. Porca troia, un compagno. Lo conoscevo da una vita. Era una di quelle cose. Mi ha attaccato. Sei ferito? No. No, però non posso ucciderlo. Cosa? Ma che sta succedendo? Ok, iniettore di salute buoni di Callisto. Purtroppo non abbiamo ancora una torcia. Non so se ci saranno anche armature. Che tipi di armi ci possono essere? Non sappiamo nulla. Come se ci fosse un virus, ragazzi, anche qui, eh? E c'è qualcosa che si muove sopra i condotti. Le persone si stanno trasformando. Elias, ho trovato l'ascensore, sto salendo. Ottimo. Posto per fare scorta. Devi stare attento però, le unità di sicurezza sono di nuovo online. Ok. Ragazzi, stiamo per andare verso l'infermeria e lo faremo nel prossimo episodio, che arriverà sempre oggi. Non so quando, ma attivate le notifiche del canale perché arriva molto presto. Speriamo di trovare una bella arma e poterci sentire anche un po' più sicuri mentre la utilizziamo. Perdonatemi se non sono riuscito a farvi rendere bene il gioco per adesso, perché mi sono svegliato. Ragazzi, il gioco l'hanno sbloccato alle 6 di mattina, adesso sono le 6:40 e quindi non sono proprio al 100% con il mio cervello, devo dire. Però tanta roba. E ci sentiamo durante la giornata. Ciao ragazzi, alla prossima.